Rapidamente farò un po' il backstage di quello che ha portato ai dati isotopici utilizzati dal Presidente questa mattina. Allora, il laboratorio Circe è un laboratorio della seconda università, diciamo facente parte del centro di competenza regionale della regione Campania, gestito però dal Dipartimento di Matematica e Fisica della seconda università. All'interno del laboratorio Circe ci sono una serie di facilities e laboratori, tra cui un acceleratore di uno spettrometro di massa con acceleratore, un laboratorio di spettrometria di massa per isotopi stabili, un laboratorio di radioattività ambientale, un laboratorio per il trattamento chimico dei campioni, un laboratorio di idrologia, isotopia e criogenia e un laboratorio per lo studio delle reazioni nucleari in astrofisica. I campi di applicazioni principali vanno dall'archeometria all'idrologia isotopica, alle scienze ambientali utilizzando il carbonio 14, alle applicazioni forensi della spettrometria di massa con acceleratore, eccetera. Questo è il laboratorio all'interno del quale sono stati misurati i campioni. Che è il laboratorio di IRMS, all'interno del quale disponiamo di due spettrometri di massa per rapporti isotopici accoppiati a delle periferiche di trattamento dei campioni solidi, liquidi e gassosi, che sono un analizzatore elementale, un pirolizzatore e un gas cromatografo. Questa invece è una tabella di tutti del numero delle analisi isotopiche fatte per questo progetto dal laboratorio Circe. Sono stati analizzati per il progetto acque di falda, acque superficiali, suoli, estratti di suolo, fertilizzanti minerali e campioni di effluenti di scarichi civili e zootecnici, per un totale di 668 campioni analizzati per i rapporti isotopici dell'azoto, dell'ossigeno nei nitrati, del boro nelle acque di falda e superficiali e dell'azoto nei bulk, diciamo, totale di alcuni campioni. Questa è la tipologia di campioni. Campioni di acque superficiali, c'è da dire che sono arrivati presso il nostro laboratorio all'interno di queste colonnine qui che i colleghi delle ARPA conoscono benissimo perché preconcentravano il campione di acqua superficiale sotterranea o eluati di suolo all'interno di queste resine a scambio anionico. Nell'ambito del progetto è stato sviluppato un database che noi abbiamo chiamato Nitrobase per garantire la tracciabilità del campione dall'arrivo all'analisi finale, in cui non sto qui a entrare nei dettagli se volete ci rientriamo in un secondo momento. Quindi qui velocemente il metodo per analisi, riporto la metodologia che abbiamo utilizzato per analizzare i rapporti isotopici di azoto e ossigeno nei nitrati. C'è una prima fase di pretrattamento, di preconcentrazione del campione acquoso su resina a scambio anionico, dopodiché, e questo è stato fatto dalle ARPA, come ho già detto, i laboratori delle ARPA, dopodiché queste resine subiscono un trattamento che porta all'estrazione del nitrato sotto forma di nitrato d'argento in fase solida che poi viene analizzato attraverso lo spettrometro di massa per l'azoto e per rapporti isotopici di azoto e ossigeno. La minima quantità di nitrato necessaria per fare questo tipo di analisi è di circa 6 milligrammi. O circa 100 micromoli. Durante il trattamento dei campioni sono stati utilizzati sempre contestualmente alla preparazione dei campioni. Diciamo, il nostro batch era composto da 30 campioni, di cui 6 erano sempre 3 standard di riferimento a delta variabile per fare la calibrazione del protocollo.
per valutare l'accuratezza del nostro protocollo. Mentre invece per il boro, questo è il protocollo per la preparazione del boro, che è un protocollo piuttosto analogo a quello dei nitrati, cioè c'è una fase di preconcentrazione del boro su una resina selettiva, molto selettiva per il boro, che è un amberlite, dopodiché viene eluito la resina e viene, alla fine si arriva a un campione solido di boro che viene analizzato attraverso la spettrometria di massa con acceleratore. Viene caricato su questi catodi in una quantità minima pari a 500 microgrammi, ecco perché si parlava prima dei 20 litri, perché molto spesso le acque, purtroppo il limite di questa tecnica è che ci serve parecchio boro per applicarla. Vabbè, come per il protocollo dei nitrati, anche qui durante ogni preparazione 5 campioni di materiale di riferimento sono stati processati contestualmente alla preparazione dei campioni incogniti. Questo è uno schema velocemente dello spettrometro di massa con acceleratore. Velocemente la caratteristica di questo strumento è che attraverso diciamo, i catodi vengono montati qui in sorgente, vengono spatterati e accelerati verso questo magnete, che poi li spinge all'interno del corpo dell'acceleratore che riesce con l'alta energia con cui carica le molecole a separare gli isobari che altrimenti interferirebbero con la misura del boro in bassa energia. Quindi superano questo acceleratore e vengono separati qui da un secondo magnete in alta energia e il boro 11 e il boro 10 vengono misurati contemporaneamente. E si riesce a fare il rapporto isotopico. Questo proprio detto velocissimamente. Le precisioni analitiche utilizzate che abbiamo per questo tipo di analisi sono più o meno 0,7 per 1000 per il delta N15 e più o meno 1,3 per 1000 per il delta O18 e più o meno 6 per 1000 per il boro 11. In questo grafico che prima hanno mostrato i colleghi precedentemente, sia Raul che Pascal, serve soltanto per identificare alcuni campioni di sorgenti tipiche azotate. Ci sto. Sorgenti tipiche azotate, che con le precisioni che abbiamo raggiunto sono efficacemente risolti. Questa è invece l'ultima slide in cui facciamo vedere in funzione del tempo, in poco più di 8 mesi, il numero di campioni ricevuti durante il progetto che arrivano a circa 668. E questa curva rossa è il numero di campioni processati per ottenere, cioè per misurare i campioni arrivati. Il numero di campioni processati pa è pari a circa 4.400 campioni, e questo è dovuto al fatto che contestualmente ai campioni misurati sono stati misurati in doppia replica per l'azoto, per l'ossigeno e comprende anche tutti gli standard utilizzati per il processo di calibrazione dei risultati. Vabbè, questo è il gruppo di lavoro Grazie al quale ringrazio, perché grazie a loro è stato possibile tutto questo carico di lavoro. Nell'ultimo periodo abbiamo misurato circa 1100 campioni per mese, per cui senza tutto il gruppo tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie. Grazie.